Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Quest'oggi vorrei fare un mini tutorial sulla spighetta rumena, detta anche Romanian cord in inglese. Per realizzare la spighetta rumena bisogna avviare due catenelle. Una e due. Nella seconda catenella faccio una maglia bassa. A questo punto giro e vado a lavorare questo lembo esterno che si è formato. Faccio passare il filo e chiudo come se fosse una maglia bassa. A questo punto giro e mi ritrovo due lembi, questo e quello sotto. Faccio passare il filo e chiudo come se fosse una maglia bassa. Giro, prendo i due lembi al lato, faccio passare il filo, chiudo con una maglia bassa. Giro, faccio passare l'uncinetto tra i due lembi che si formano sempre al lato, faccio passare il filo, chiudo come se fosse una maglia bassa. La spighetta romena si sviluppa per tutta la sua lunghezza in questa modalità. Giriamo e di nuovo facciamo passare l'uncinetto in questi due lembi vicini. Fate passare e chiudete. Per tutto il tempo, a seconda della lunghezza desiderata. Io sono andata un po' avanti, vedete come si presenta. Ho seguito sempre la stessa modalità, quindi giro, inserisco l'uncinetto e chiudo. Perciò continuate sempre in questa via finché non avrete raggiunto la lunghezza desiderata. E quando avete finito, semplicemente tirate il filo e lo spezzate e poi lo nascondete. E questo è il risultato della spighetta. Io ho fatto anche una mini prova con un nastro di quelli un po' da bomboniere. Per vedere che effetto viene fuori ed è molto interessante. A me piace usare anche materiali diversi e qui chiaramente essendo il filato tra virgolette piatto dà questo effetto qui. Potete farlo con tutti i filati che volete. Cotone, lana, a seconda di quello che dovete fare, della decorazione che dovete fare. Può essere usata anche come semplice cordino al posto dell'I-cord classico. Spero che questo video comunque vi sia stato utile e spero che sia stato anche chiaro, perché spesso ho avuto difficoltà io stessa su YouTube a trovare dei video che fossero comunque chiari su questo argomento, quindi
spero di essere stata molto chiara. E ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ringrazio tutti i nuovi iscritti, tutte le persone che si sono iscritte al gruppo. E a presto al prossimo video. Ciao ciao!